Salve a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta su canale Virtuale 7. Intanto mi sono ributtato seriamente in questo mondo lasciando un po' da parte le console. Occhio però! Beh, con la configurazione qui non si può cambiare. Molto bene. Devo dire che è un po'... Sì? Buongiorno signorina. Ok. Play. Ok, lo sa che non è che proprio capisco benissimo l'inglese. Comunque devo dire che è un bel salto passare la console a PC. Permesso. Perché proprio per i comandi, perché okay, che comunque si può impostare il joypad, però voglio provare l'ebbrezza del mouse più tastiera. E finora ho provato, per chi avesse seguito le precedenti recensioni, tutti i giochi comunque facili da gestire. Questo forse è quello più impegnativo tra quelli che ho giocato finora. Vabbè, mi sto facendo XCOM, però vabbè, uno strategico, quindi è molto... Poi lo strategico a turni che io adoro di più e lo consiglio a tutti quanti, tra l'altro anche... Ma dove stiamo andando adesso? Per me questo tappeto... Beh, lui ha un solo nome, si chiama Keyshawn. Ha un buco sotto? No, l'abbiamo controllato centimetro per centimetro, il tappeto è perfetto! Questo dovrebbe essere allora un titolo horror, ma con grafica molto così innocente. Tra l'altro noto con... noto con evidente stupore che ora come ora armi io non ne ho. E essendo entrato in un immenso, a quanto pare, castello infestato, la cosa non mi sembra proprio tra le più intelligenti, eh? Ma... Vabbè, qua facciamo il gioco delle sedie. Cioè, tipo già fatte 15 stanze e... Aspetta. E non ci fa niente. Mira il dito! 200 stanze normali e poi una... Tutte molto, molto spoglie, tra l'altro, eh. Complimenti all'arredatore. No, non sto facendo un trasloco, sto facendo decluttering. Tipo... Mi sto un po' rompendo i coglioni. Vista la mia conoscenza dell'inglese, allora, all'inizio questo posto sembra carino, ma sono qui da parecchi giorni, può essere? Mi sento tranquillo parcheggiato qui, probabilmente non è così. Mi sento osservato da qualcosa, non è molto romantico. Ok. Oh, ok, ok, grazie. Girare con il foglietto in mano non era propriamente l'ideale. Si entra. Per la trentesima volta. Che fa più spavento quel numero lì pixelloso che non ha... Aia. Porca ma... Ciup? No? Ciup?
No? Ciup. Prendo la terza. Prendo questa, signor. Signora, c'è un uomo per lei. Questo gioco l'ho trovato davvero a pochi soldi e vedendo il trailer mi ha colpito particolarmente proprio per questa cosa, che sembra così un gioco per bambini, diciamo, però in realtà è un horror. È un horror travestito. E dopo 47 stanze il secondo foglietto, che non capirò completamente, e vai! Parla di destinazione e di fare progressi, quella roba lì. Va bene, togli, leva, bravo. Diciamo che a parte sti foglietti e il chip è abbastanza soporifero. Oh, devo aver trovato qualcosa da bere o da mangiare, ma penso da bere perché non penso che bere sia un'idea molto romantica. Ma perché romantica? Non mi pare. Non mi pare molto romantica. L'hanno fatto con Minecraft questo gioco in pratica. Così sembra. Gioco salvato. Finalmente. Ok. Ok. Così dietro di me non può arrivare niente. Sì, vabbè, tutto molto bello. Fanculo, stronzo. Mai fidarsi degli angoli, mai fidarsi degli angoli, mai fidarsi degli angoli, mai fidarsi degli angoli. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Ah, non si può cadere. No, non si può cadere. No, non lo sto trovando inquietante. Però la storia di Jump Scare è ben studiata. È che sti corridoi lunghi. E che ti aspetti? Qualcosa? Dove non hanno messo nulla. E poi questo cos'è? Lascio l'impronta, no. Però rallenta. Spawning, splashing. Ah beh, tanti auguri. Immagino che devo andare di qua, ragazzo, sì. Ti rallenta quella, vaffan. Di qui, di qui, di là. Di qui, di lì, di qui. Mi sta su. Porca vacca. No, questi non hanno fatto effetto. Niente pane oggi. Mi sta seguendo, eh? Mi sta seguendo. Mi sta seguendo. In realtà io avrei anche. Ok. Spostati di là. Questo. Vaffanculo, stronzissima creatura. Immagino che lui possa anche. E adesso? Ma com'è che lo lascio sul posto quello là, vaffanculo? Avanti, maledetto. Sì. 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 Ci vediamo stasera. Hello, yes, hello, hello. Sì, sai che sono contento di lavorare con te, Millie. I don't know if you want to look directly into the bed. Yes, hello, hello, sia yes, come hello. Artista che come persona. Senti, ci vediamo alle 10. Hello. Sì. Ciao, ciao, cara, ciao. Yes, hello. Ma vaffanculo, cabinato, bello. Ok.
bellissimo. Ma per... dovrei anche mangiare. Ah, ma devo prendere Pac-Man? Eh beh sì, fantasma. Ah, è un po' inquietante come Pac-Man. Vedo. Aspetta, vedo la luce. Ok. Sì. No. Vaffanculo. E trovata. Sì, ma sinceramente avete rotto il cazzo voi? Non penso che fosse vino. È bravo che bevi le cose. Quando vuoi gustare un buon vino italiano, prova Tavernello Chardonnay. Cos'è sta roba? Tornando a casa, troverete i bambini. Dai! Date una carezza ai vostri bambini. Oh! Yes, buonanotte. E dite, questa è la carezza del Papa. Che cosa, micio? Posso andare? Sì, praticamente non ho capito niente. Tra l'altro, come trama, non è che sia tutto sto granché. C'è sto personaggio che è entrato in questo castello, che appunto si dice sia infestato, e così si gira, che sinceramente dico io, cosa devi entrare in un posto del genere? Non l'ho capita, però vabbè. Poi la signora delle pulizie qua o prende poco. Tutti sanno che gli stipendi devono essere aumentati. I think this... credo che sia la mia ultima nota. Sta andando a morire, non ha trovato il modo di uscire, una roba del genere. Alla fine la mia morte sembrerà romantica. Vabbè, e dai questo romanticismo. Finalmente una porta chiusa. Finalmente una voce femminile, pronto, ciao. Non t'ho riconosciuto. Dimmi ancora qualcosa, parla. Siamo? Carolina Morasci. Senti, ma vattene a fanculo che oggi c'hai cazzi mia. Ciao, Giovinotto. Non è che mi segui, vero? Giovinotto. Ah, ce n'è anche di qua. Quella. Questo? Però, tutte cose molto allegre, eh? Te pareva? Vale, eccola qua. Oh, card key. Ok, presa la tesserina. Soltanto 5 is... Ah, lo tenevano sotto sedativi quello là, perché era un tipo molto agitato, ok. Molto agitato, eh. Bene, lo stiamo inseguendo. Yuhu. La volete sapere una cosa? Non ho capito una sega. Ma proprio... niente,
Vaffanculo, stronzo. Di qua. No. Boh. Sto robo messo lì così è proprio... cos'è? Diciamo che fanno più effetto questi qua che non il mostro che ti corre dietro tra un po'. Comunque devo dire che sto gioco mi ha deluso fortemente. Dunque, mi hanno sempre detto mai passare sotto un certo tipo di lampadari, soprattutto se sono pieni di vetri e pesanti. Resisti. Ok. Ti alzi? Non ti alzi? Rimani lì magari che... Allora, che eravamo nel presente, almeno nel presente, forse nel futuro, questo si era capito. Dovrebbe essere una cosa in stile... Lo so che molti mi odieranno, ma in stile Portal? Ok, sicuramente no, non denigmi come Portal, ovviamente, ma non ha neanche minimamente lo stile di Portal. Mi pare fossero 200 stanze, io spero che siano 158. Eccolo qua. Una zecca gigante. È un cervello. Che infatti non è che hanno sfruttato a dovere per fare sto gioco. Insomma, sembra di essere ritornati indietro. Oh! Permesso. Il WASD, ragazzi, il WASD. Cos'è sta roba adesso? La torcia? E da quando ho la torcia io? Peccato ragazzi, perché l'idea poteva essere davvero molto buona, ma... Vaffanculo. Eccola lì, niente pareva. Ebbene ragazzi, questo era... Wokey Spokey Brookie Trucchi, non mi ricordo il titolo. Come detto sopra, l'idea sarebbe stata anche buona, ma... non, a mio parere non è stata assolutamente sfruttata bene. Da canale virtuale 7 questo è tutto, io sono Max, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e alla prossima, ciao ragazzi.